Siamo a Badalucco, azienda olivicola Roy, siamo con i padroni di casa. Oggi c'è stata la visita del Fico Italy Sicultour. Che cosa ci potete dire un po' di questa azienda che è l'icona del mondo dell'olio e che è qua in Valle Argentina? È un'azienda che nasce nel 1900 da mio bisnonno, quindi io sono la quarta generazione, Paolo e Daria sono la quinta generazione e abbiamo sempre fatto questo lavoro, quindi in questa valle. Fortunatamente la sorte ci ha dato anche una buona mano a essere conosciuti per la nostra qualità, per la nostra serietà in giro per il mondo, e questo ci ha permesso di incrementare, di stare sempre più attenti alla qualità e di fare un prodotto, un olio che piacesse, anche grazie alla taggiasca che fa questo olio molto delicato, molto dolce e che piace un po' in tutto il mondo. Siete una delle 40 aziende selezionate in tutta Italia per questo importantissimo progetto che parla di biodiversità e che sorgerà a Bologna. Qual è la vostra qualità in più? Ma è stato un percorso che abbiamo incominciato con Italy. Tanti anni fa, nel 2004, quando Oscar Farinetti ha scelto la nostra piccola realtà per essere l'olio ufficiale del mondo Italy. E poi, quando è nata questa idea di Fico, c'è stata proposta appunto di vedere di rappresentare l'olio e l'olivicoltura italiana, perché a Fico sarà Roy che va però accompagnato, facendosi accompagnare, anche cercando anche collaborazioni con un po' i frantoiani di tutta Italia, portando cultivar che rappresentino tutto il territorio italiano olivicolo, per far capire al mondo la magia dell'olivicoltura italiana, perché solo l'olivicoltura ligure sarebbe un po' una cosa un po' diminutiva per un progetto come Fico. Fico deve rappresentare le eccellenze italiane, e le eccellenze italiane, diciamo, sono tutto l'olio italiano, non solo quello ligure. I vostri uliveti quante piante contano oggi? I nostri uliveti adesso abbiamo intorno a 10.000 alberi sparsi su 42 ettari, che sono fra il comune di Badalucco, Montalto Ligure, Taggia e Sanremo. Parliamo un po' della produzione, com'è la qualità di quest'anno? La qualità di quest'anno purtroppo sarà un'annata un po' difficile, perché la quantità è abbastanza scarsa, e in più adesso con questo settembre così caldo umido stiamo subendo un attacco di mosca che non fa per nulla bene, quindi cercheremo di anticipare la raccolta per salvare il più possibile la qualità del prodotto.